Allora, ragazze e ragazzi, oggi parliamo di Sephora e parliamo di Sephora perché ci sono i saldi, in particolar modo. Infatti io non vado spessissimo da Sephora, non mi avete mai visto, credo, fare video su Sephora, sinceramente. Non mi piace come negozio, mi piacciono molto le cose che vende, però non mi piacciono le commesse, non mi piace la politica di vendita, quindi proprio cerco sempre di starci abbastanza alla larga, però c'erano i saldi, quindi non potevo non andare, è stato più forte di me, e mi sono anche fatta la tessera. Vabbè. Comunque, questo temo che significherà che d'ora in poi ci andrò qualche volta in più. Comunque, me la sono fatta comunque nel Sephora meno antipatico, perché qui a Milano, che io sappia, ce ne sono due. Uno in via Dante, che è tra il Castello Sforzesco e il Duomo, e l'altro vicino a Corso Buenos Aires. Io preferisco quello di Corso Buenos Aires, nonostante sia più piccolo. Però le commesse sono più gentili. E me la sono fatta lì la tessera. Comunque, allora, ci sono un bel po' di cose in saldo da Sephora. Però io sinceramente ho visto ragazze che hanno trovato dei kit stupendi in saldo. Io sinceramente questi kit fantastici non li ho trovati. Cioè, kit del lato fade, cargo. Boh, io non ho trovato niente. Però volevo lo stesso segnalarvi una cosa in particolare, molto conveniente, ma andiamo con ordine. Allora, cosa ho preso? Oltre ad aver preso qualche cosina per il concorso, mi sto sbizzarrendo, ragazzi, con i premi del concorso. Qua mi sa che il bottino è alto stavolta, eh? Ve lo dico, il bottino è alto. Allora, che ovviamente non vi faccio vedere, ho preso, ebbene sì, sono cascata anch'io nella rete della vasca, perché ormai ce l'hanno tutte qui su YouTube, tranne me, ma ora ce l'ho anch'io. No, perché io, a dire il vero, i pennelli non li ho mai messi in un contenitore apposito, ce li ho tutti nei loro astuccetti. E ogni giorno cambio set e ne prendo uno piuttosto che l'altro. Però effettivamente mi sono accorta che non è molto comodo, quindi ho deciso di prendere anche un portapennelli e userò questa simpatica vaschetta come portapennelli. Ora ovviamente sarà divertente trovare la terra da metterci dentro, quella colorata ovviamente. Comunque l'ho pagata a 3 euro. Poi ho preso, che era in offerta, questo qua, Hypnose, che però questo è, cioè credo sia, o almeno qua c'è scritto, eau légère, non so se lo leggete, cioè acqua leggera in pratica, quindi non so se è il profumo quello classico, io è da qualche anno che non lo prendo, quindi sinceramente non mi ricordo. Qua diceva che il prezzo era 38, vedete? Ed è stato scontato del 30%, 26,60. Quindi comunque un buon prezzo. Sono 75 sotto. E niente, non so perché ci sia scritto Leger. Boh. Sarà un'acqua profumata forse. Probabilmente non è il profumo quello vero e proprio. Però è questo. Poi mia mamma ha preso, e ve lo consiglio, lo vado a prendere e ve lo faccio vedere. Eccomi qua, ha preso questo qua, Esoteric di Alissa Ashley, e questo io ve lo straconsiglio, è veramente buonissimo, è la seconda volta che lo compriamo, ovviamente lo usiamo tutte e due, sia io che mia mamma, e l'ha trovata in saldo, non so in saldo di quanto, però l'aveva trovata in saldo, insomma. Questo è bello grande, è un 100 ml. A parte che adoro il packaging di questo profumo, è veramente carinissimo il tappino, tutto fatto così. E
veramente carino. Comunque è buonissimo come profumo. Cioè, è abbastanza intenso, è sul dolce comunque, però non è un dolce nauseante, cioè è un dolce un po' ipnotico, suadente, è proprio buono, ve lo consiglio. E poi è uno di quei profumi che comunque non essendo, cioè non è Dior, voglio dire, quindi non essendo famosissimo, non costa neanche tantissimo. Esoteric, Alice Ashley. Poi ho preso, perché volevo provarlo, non l'ho ancora provato, vi farò una review sicuramente quando l'avrò provato, questo fondotinta qua. Questo fondotinta è il Double Compact Mineral della Sephora. È praticamente un fondotinta compatto minerale, perché gli ingredienti non sono, cioè, infatti c'è scritto anche qua su tutto il bordo, vedete che ci sono delle scritte su tutto il bordo, c'è scritto che non ha parabeni, non ha profumo, è oil free, non ha talco, non ha allergeni, basta. Quindi voglio dire, anche io avevo letto l'inci di questo fondotinta su un forum, ed è assolutamente tutto verde, credo, quasi, quindi è assolutamente, cioè deve essere un fondotinta indubbiamente con degli ottimi ingredienti. E quindi niente, volevo provarlo qua dietro. Gli ingredienti credo siano qui dietro. Vedete? Sì, è qua. Sì, le uniche cose che insomma si possono considerare così così sono i coloranti, però voglio dire, coloranti ci sono ovunque. Quindi per il resto no, non è minerale, però diciamo che comunque ha dei buoni ingredienti, assolutamente dei buoni ingredienti. Infatti non è come idrogeno, insomma niente, lo proverò, vi saprò dire. Inoltre, come potete vedere dal disegnino che c'è qua dietro, dentro dovrebbero esserci due spugnette, una bianca e una nera. Quella bianca dovrebbe dare una copertura più leggera, mentre quella nera dovrebbe dare una copertura più forte. Proverò anche questo, non lo so, vi saprò dire. Il colore comunque, rispetto a come lo vedete qui, io l'ho provato sulla mano, risulta molto sfumabile, quindi un po' più chiaro rispetto a quello che vedete qui. E niente, proverò. Questo l'ho pagato. L'ho pagato 15,90 euro. Insomma, così come prezzo. Mi hanno dato anche dei campioncini, incredibilmente, non è che si siano sprecate, però dei campioncini me l'hanno dati. E questa era la prima Sephora. Nella seconda Sephora, quella più simpatica, ho trovato quello che stavo cercando. Perché io ho visto un video di Make Up and More 85, dove lei mostrava dei pennelli che sono in saldo da Sephora e sono veramente molto molto convenienti, perché sono pennelli che prima costavano anche sui 40-50 euro l'uno. Adesso però questa linea la stanno togliendo. Quindi li stanno mettendo tutti in saldo e adesso li trovate quelli da viso a 15 euro, quelli da occhi a 10 euro, quindi assolutamente molto conveniente, sono dei pennelli veramente ottimi, cioè qua si sfiora la qualità di MAC, assolutamente. E infatti li ho trovati in questa seconda Sephora, mentre nella prima, quella del Mia Dante, io sinceramente non li avevo visti. Ne ho presi 5. Allora, ho preso. Ne ho presi due da viso, ho preso questo qua da viso che è da sfumatura, come vedete, che è molto 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 morbido ed è esattamente delle dimensioni che volevo io, perché io da sfumatura avevo quello della Kiko che era enorme, pizzicava, orribile. Questo qua invece è della grandezza esatta, guardate, cioè perfetto praticamente, io vado a sfumare così, perfetto.
Cioè, è assolutamente fantastico, morbidissimo, morbidissimo, veramente ottimo, assolutamente ottimo. Ed è il numero 10, il numero, io lo leggo qua perché anche qua ci sono i numerini, però io vi leggo il numero che vedo qua sotto in argento. È il numero 10. Veramente, veramente ottimo, l'ho pagato 10 euro. Poi